Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento della rassegna Un invincibile sorriso, ideata da Nova Refractio Compagnia d'Arte in favore della Fondazione Claudio Sciai per promuovere una raccolta fondi. Io sono Daniela Trambusti, Claudio Sciai era mio marito. Il 15 settembre del 2010, mentre era a bordo della sua auto aziendale, è rimasto travolto in autostrada da un camion e ha riportato gravi lesioni cerebrali permanenti che non gli hanno più consentito di muoversi, alimentarsi e comunicare con noi. È vissuto 3 anni e mezzo, con infinite difficoltà in mezzo a soprusi e ingiustizie da parte di tanti. Per questo quando ci ha lasciato mio figlio ha detto: "Mamma, non può finire così, quello che non siamo riusciti a fare per il babbo noi dobbiamo cercare di farlo per gli altri". Per questo abbiamo costituito la fondazione e aiutiamo vittime di incidenti stradali e infortuni sul lavoro. Per conoscerci meglio, per vedere chi siamo e cosa facciamo, vi invito a visitare il nostro sito web. E magari anche a iscriversi alla newsletter, così sarete sempre aggiornati sulle attività e sulle iniziative che proporremo. E in questo momento noi stiamo acquistando un mezzo attrezzato che ci consentirà di trasportare fino a 3 carrozzine e quindi saremo più autonomi nelle attività che andremo a fare. Quindi la raccolta fondi che è in atto con questa rassegna servirà proprio a questo, a darci un contributo per arrivare ad acquistare questo mezzo. Io ringrazio la compagnia d'arte che ha dato questa possibilità alla nostra fondazione, il teatro Affratellamento che ci ha offerto gli spazi e vi invito a seguire stasera Il sogno di Dante, musicato dal duo Consonanza, con brani recitati da Elena Paglicci, che ringrazio a nome mio e della Fondazione tutta. Grazie. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io v'ho scorte. Io non so ben ridir com'io v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pietà. E qual è quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge
all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse arrietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Poi che hai riposato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sicché il pier fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì che a bene sperar m'era cagione di quella fera la delta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne temesse. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanta di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. Mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi, per lungo silenzio, parea fioco. Miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantovani per patria ambidui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto, figliol d'Anchise, che venne da Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte. Oh, degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lacrimar mi vide. Se vuoi campar desto loco selvaggio, che quella bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto l'impedisce che l'uccide. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui ed io sarò tua guida. Trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco,
perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti, alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò di me più degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio. Oh, felici color cui ivi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio, per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, che io vegga la porta di San Pietro e coloro che tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro.
Benvenuti alla rubrica settimanale Parla con le Muse. Cari spettatori dell'Etere, siamo in diretta dall'Auditorium Regno della Poesia. Come ogni settimana risponderemo alle vostre lettere, cari spettatori dell'Etere. Vediamo chi ci scrive oggi. Cara Musa, è Monna Lapa che scrive. Salutiamo Monna Lapa. Credo di aver visto il fantasma di Dante Alighieri con questi miei occhi. Mi trovavo con Monna Tessa in Riva all'Adige. La Tessa mi diede gomito e disse: «Proprio un tempo da stregonerie!» Poi volta lo sguardo e fa: «Ecco, l'avevo detto! Guarda, quello non è il fantasma di Dante Alighieri, che da 700 anni va e viene dall'inferno?» Mi sono data un pizzicotto per essere certa che non fosse un sogno. Ma forse era proprio un sogno. Ora, cara Musa, io ti chiedo se sia mai possibile incontrare così Dante Alighieri dopo 700 anni dalla sua morte. Cari spettatori dell'Etere, beh, che cosa possiamo rispondere a Monna Lapa? Devo dire che è proprio una bella domanda. E forse per rispondere bisognerà richiamare alla mente la vita straordinaria del nostro sommo poeta, che tanta familiarità ebbe con i sogni. Dante Alighieri nasce nella casa di famiglia sulla piazza retrostante la chiesa di San Martino al Vescovo, quasi di rimpetto alla Torre della Castagna, nel sestiere di San Pier Maggiore. Buon sestiere davvero, pieno di gente onorata, magnati, cavalieri, popolani arricchiti. La città, d'altra parte, è in piena espansione, già alla terza cerchia di mura. Il Fiorino, da una parte Egidio e dall'altra San Giovanni, è moneta corrente in più parti del mondo. Eppure i conflitti interni alla città sono ben visibili e feriscono perfino le pietre e le architetture. Passeggiando per Firenze si potevano vedere strade sventrate, cumuli di macerie, case-torri fortificate, ormai scoperchiate, diroccate o mozzate e lasciate così per molti anni. I Guelfi al potere avevano distrutto le case dei Ghibellini. Dopo la battaglia di Montaperti, i Ghibellini vincitori distrussero le case dei Guelfi. Dopo 7 anni, la battaglia di Benevento restituì il potere ai Guelfi, che distrussero i beni immobiliari dei Ghibellini. Firenze non si muove se tutta non si duole. Ed ecco che la città divenne infine guelfa. Allora i Guelfi si divisero in due fazioni in lotta tra loro, l'una che faceva capo ai Cerchi e l'altra che faceva capo ai Donati. Da una parte i Guelfi cosiddetti bianchi e dall'altra i Guelfi neri. I capi di entrambe le fazioni risiedevano nel sestiere di San Pier Maggiore ed erano vicini di casa di Dante. Tanto attaccate erano le case le une alle altre che si può dire che ognuno conducesse la propria vita di fronte agli occhi degli altri. Dante era guelfo, bianco, cerchiesco, amico di Vieri dei Cerchi e aveva sposato Gemma Donati, figlia di Manetto Donati, cavaliere. Dante, affascinato dalla nobiltà
non era cavaliere, ma poteva comunque mantenersi un cavallo, anche se con prestiti, e quindi fu chiamato come feritore nella cavalleria leggera guidata da Vieri dei Cerchi nella battaglia di Campaldino contro gli aretini ghibellini. La battaglia di Campaldino ebbe inizio quando il vescovo di Arezzo inviò il guanto ai fiorentini. I due eserciti si schierarono di fronte, davanti i feritori a cavallo e dietro i salvesari a piedi e infine i carriaggi. Di lato la riserva di cavalleria guidata da Corso Donati. Corso Donati non doveva muovere la riserva appena la testa. Questo era l'ordine di Amerigo di Narbona, comandante supremo dei fiorentini. L'attacco toccava agli aretini con Buonconte da Montefeltro chiamato dal vescovo. Irruppe la cavalleria ghibellina al grido «San Donato cavaliere!» I feritori fiorentini risposero «Narbona cavaliere!» Ma spaventati a morte rincularono buon pezzo del campo riducendosi a ridosso dei carriaggi. Allora Corso Donati, disobbedendo all'ordine, mosse la riserva e prese di costa gli aretini che erano rimasti scoperti sul fianco. I feritori, rianimati, si lanciarono nella zuppa e riportarono la vittoria. Intanto Cerchi, Donati, tutti facevano i prepotenti nella città divisa. Dante Alighieri parlava di gentilezza, di amore, scriveva le poesie per chi era nobile di intelletto, ma sì, erano i cittadini tra loro invidiosi e insuperbiti, e molti omicidi e ferite e oltraggi faceva l'un cittadino all'altro, nei beni e nelle persone, occupando. In contado come in città facevano forze e violenze. Nessuno sopportava questi prepotenti che facevano i nobili solo per potersi vendicare di qualche torto che a loro dire avevano subito. Firenze era una città di commercianti e artigiani che volevano essere rappresentati nel governo. Quando Dante poté arrivare al potere e venire consultato e poi diventare priore, cercò di dare consigli e parlare del bene pubblico. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Ma era pur sempre un filosofo nella città partita, per di più scioperato, cioè iscritto all'arte dei medici speziali senza essere medico o speziale. Alla fine, nella lotta tra Cerchi e Donati, hanno vinto i Donati e hanno sbandito i Cerchi, e con loro tutti i priori che governavano in quel tempo, con accuse infamantissime, orribili. E poi gli anni seguenti hanno ribadito quelle accuse terribili e anche la pena di morte. Perché gli sbanditi hanno fatto una cosa che proprio non dovevano fare. Si sono alleati con i ghibellini. Con i ghibellini, i nemici della città intera, non solo di una sua parte. Hanno occupato castelli nel Val d'Arno che erano dei fiorentini. Anche Dante era tra i guelfi bianchi cerchieschi che si erano alleati con i ghibellini. Poi i Donati si spaccarono in due fazioni in lotta tra loro, una che faceva capo alla famiglia Donati e l'altra ai Della Tosa. Firenze non si muove se tutta non si duole. Dante Alighieri, sbandito, è in pericolo costante della vita. Senza una patria, chiunque può ucciderlo e farla franca. Deve stare molto attento, viaggiare al seguito di qualche signore ben protetto. E come cambiano le alleanze tra i signori, anche lui deve cambiare signore. E magari invece lui sceglierebbe volentieri il signore con la maggiore biblioteca. Perché anche servendo, Dante lavorava per sé, per la sua opera, riflettendo continuamente sul senso della propria arte. In esilio conosce varie parti d'Italia, ne ascolta i dialetti. Attraverso la diversità delle parlate ravvisa una sostanziale conformità che gli permette di immaginare
l'Italia, unita da una sola lingua, una comune lingua, letteraria e civile, che si sarebbe imposta nella realtà dei parlanti con la diffusione della Divina Commedia. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello essilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te. Ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialità il suo processo farà la prova. Sicché a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Come dice lo filosofo Aristotele, al principio della sua prima filosofia, Metafisica,
tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere. La ragione di che può essere ed è che ciascuna cosa da provvidenza di propria natura impinta è inclinabile alla sua propria perfezione. Onde, a ciò che la scienza è ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicitade, tutti naturalmente al suo desiderio semo subietti. Veramente, da questa nobilissima perfezione molti sono privati per diverse cagioni che dentro all'uomo e al di fuori di esso lui rimuovono dall'abito di scienza. Oh, beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane degli angeli si manuca, e miseri quelli che con le pecore hanno loro cibo. Ma però che a ciascuno uomo naturalmente è amico, e ciascuno amico si duole del difetto di colui che egli ama, coloro che a così alta mensa sono cibati, non senza misericordia sono in ver di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande sengire mangiando. E a ciò che misericordia è madre di beneficio, sempre liberalmente coloro che sanno porgono della loro buona ricchezza agli veri poveri, e sono quasi fonte vivo della cui acqua si refrigera la naturale loro sete. E io, adunque, che non seggio alla beata mensa, ma fuggito della pastura del vulgo ai piedi di coloro che seggiono, ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in quello che a poco ricolgo, misericordievolmente mosso, non me dimenticando, per i miseri alcuna cosa ho riservata. Oh spirito gentile, o vero Dante, a noi mortali il frutto della vita, dandolo a te la bontà infinita, come congruo e degno mediante, oh verissimo in carne contemplante di quella gloria là dove sortita è l'anima tua santa, oggi partita dalla miseria della turba errante, a te il quale io credo fermamente rispetto alla tua fede e gran virtute, essere a piede il vero onnipotente mi raccomando, e per la mia salute prego che preghi quella maggestade che è uno in tre e tre in unitade, della cui trinitade e del cui regno si bene scrivesti quanto dimostran tuoi sagrati testi. Ma, cari spettatori dell'etere, torniamo alla lettera che ci scrive Monna Lapa. Monna Lapa si domanda: è mai possibile incontrare così Dante Alighieri dopo 700 anni dalla sua morte? E Monna Lapa si risponde così: io dico di sì. Infatti ho saputo da Avignone che già Matteo e Galeazzo Visconti avevano ingaggiato un chierico e medico di Milano
Bartolomeo Cagnolato nei guai per debiti per subfumigare Papa Giovanni XXII con una certa erba detta Mapello. Ma egli non se la sentì, venne meno al patto, e allora i due visconti minacciarono di rivolgersi a un grande negromante, Dante Alighieri. Pare che Dante Alighieri odiasse a morte il Papa Giovanni XXII, almeno quanto il predecessore Clemente V. Clemente V si capisce, perché a quel tempo Dante era bandito da Firenze, solo l'imperatore poteva pacificare i fiorentini e farlo tornare. L'imperatore Enrico VII stava scendendo in Italia verso Roma, conquistando una città dopo l'altra per farsi incoronare dal Papa. Solo che il Papa, all'ultimo, si è lasciato convincere dai francesi a non incoronarlo più. E poi Enrico VII morì e tutta la coalizione di ghibellini, guelfi bianchi banditi dalle loro città e nobili si è trovata con un pugno di mosche. E poi il Papa ha portato la sua corte in Francia, ad Avignone. Però Dante ce l'aveva anche col suo successore, Giovanni XXII, che ha lasciato la corte ad Avignone e lo riteneva responsabile della corruzione della Chiesa e quindi del mondo intero. A reggere il mondo ci vogliono due soli, il Papa, che ha il potere spirituale, e l'imperatore, che ha il potere temporale, per fare il bene comune. Ma qui si vive fortunando e dissimulando, e anche questo per Dante sarebbe stato un sogno, quello dei due soli. Si dice però che con le sue grandi arti di negromante avrebbe potuto anche uccidere il Papa. E quindi, sogno o realtà? Ecco, la Lapa deve aver preso proprio sul serio la Divina Commedia. Trati avante, Alichino e Calcabrina, e tu, Cagnazzo, e Barbariccia, guidi la decina. Libicocco vegli oltre, e Draghignazzo, Ciriatto, Sannuto, e Graffiacani, e Farfarello, e Rubicante pazzo. Cercate intorno le bollienti pane, costoro sian saldi fino all'altro scheggio, che tutto intero va sopra le tane. Per l'argine sinistro volta di enno, ma prima avea ciascun la lingua stretta coi denti verso l'orduca per cenno, ed egli avea del cul fatto trombetta. Come i dantini quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena che s'argomenti di campar l'orlegno, talor così ad alleggiar la pena mostrava alcun dei peccatori il dosso e nascondea in mente non balena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano il piede l'altro grosso, sì stavano d'ogni parte i peccatori. Ma come s'apprezzava Barbariccia, così si ritraeva sotto il bollone. I vivi e anche il corme e la capriccia, uno aspettar così come li incontra, una rana rimane e l'altra sticcia. E grazie a Can, che gli era più di contra, gli arroncigliò le impegolate chiome e trasse il su che mi parve una lontra. Chi sapea già di tutti quanti il nome, sì li notai quando furono eletti e poi che si chiamaro attesi comuni. O Rubicante, fa che tu gli metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavano tutti insieme i maledetti. E io, maestro mio, fa se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. Lo duca mio gli s'accostò al lato, domandollo onde i fosse, e qui rispose: io fui del regno di Navarra nato, mi
mia madre a servo d'un signor mi pose, che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé di sue cose. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo, quivi mi mise a far baratteria, di chi io rendo ragione in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscia d'ogni parte una zanna come a porco, il pe sentir come l'unghia struscia. Tra male gatte era venuto il sorco, ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse: «State in là, mentre io lo inforco!» E al maestro mio volse la faccia. «Domanda», disse, «ancor se più disini saper da lui prima ch'altri il disfaccia». Dante ha sempre sognato tanto e ha raccontato i suoi sogni. Usava scambiarsi poesie per lettera anonima, un gioco. Dante scrisse in rima il suo sogno e lo inviò agli altri poeti fiorentini perché gli rispondessero in poesia, trovando il significato nascosto. Con Dante non si sa mai dove finisce la verità e inizia l'immaginazione. C'è chi dice che lui sia un profeta e Beatrice una santa. In realtà l'unico miracolo che fanno è quello della gentilezza, di rendere gentili gli animi più bruti. Il suo sogno aveva a che fare con una donna, naturalmente, e faceva così. Salute in lor Signor, cioè amore. Già eran quasi che atterzate l'ore del tempo conne stella nel lucente, quando m'apparve amor subitamente, cui essenza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava amor, tenendo meo core in mano, e nelle braccia avea Madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava, e desto core ardendo, lei paventosa umilmente pascea, appresso gir lo ne vedea piangendo. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte fioche e suon di manconelle facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira. Guai a voi, anime brave, non sperate mai veder lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva. Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo,
segnando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si leva le foglie, l'una presso dell'altra, infine che ramo vede a terra tutte le sue spoglie, similmente il mal seme d'Adamo, gitta in su quel dito l'una ad una, che cenni come angel per suo richiamo. Così se in vanno su per l'onda bruna, e avanti che si è di là discese, anche di qua nuova schiera s'aduna. Stavvi Minosso orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cavinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gravi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosso a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda com'entri e di cui tutti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. Il duca mio a lui: perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Ora cominciano le dolenti note a farmi si sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percuotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento eran dannati i peccator carnali, che la ragion sottomettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su, di mena, nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir traendo guai ombre portate dalla detta briga. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate. Cotali uscir dalla schiera ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace.
poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato, amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte l'altre rocce, io primerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perch'io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo descriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo. Luogo è laggiù da Belzebù remoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista ma per suono è noto, d'un ruscelletto che qui vi discende per la buca d'un sasso che gli ha roso, col corso che li avvolge e poco pende. Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura d'aver alcun riposo salimmo su, e il primo e io il secondo. Tanto chi vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle. Do
dolce colore d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto. Tosto ch'io uscii fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeto che d'amar conforta faceva tutto ridere l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Io mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuor che la prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle. Oh, settentrional vedovo sito, poiché privato sei di mirar quelle. Era già allora che volge il visio ai naviganti e intenerisce il core, lo dì che han detto ai dolci amici addio, e che lo nuovo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more. Quand'io incominciai a render vano l'udire e ammirare una dell'alme surda che l'ascoltar chiedea con mano, ella giunse e levò ambo le palme ficcando gli occhi verso l'oriente come dicesse addio, d'altro non calme. De lucis ante sì devotamente le uscio di bocca e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente. E l'altre poi dolcemente devote seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne rote. Non aver tema, disse il mio signor, fatti sicur che noi siamo a buon punto, non stringer ma rallarga ogni vigore. Tu sei omai al purgatorio giunto, vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata là ve par digiunto. Dianzi, nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra di fiori ond'ella giù adorno, venne una donna e disse: io son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì, l'agevolerò per la sua via. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel ciel, che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio.
Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritade, e giuso in tre mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Oh, questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo e prego che non siano scarsi, perché tu ogni nube disleghi di sua mortalità coi preghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei preghi ti chiudon le mani. Da qui innanzi il mio veder fu maggio che il parlar mostra, che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla memoria non riede? Cotal sogno che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla. Oh, somma luce che tanto ti levi da concetti mortali alla mia mente, ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente ch'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro
come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire, e come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vivi è tanto che non basta a dicer poco. Oh, luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta e intendente te ami e arrivi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso, dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé del suo colore stesso mi parve tinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e rivelle, sì come rota chi ugualmente è mossa. L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Io sono Francesco Sciai e prima di essere il presidente della Fondazione Claudio Sciai ero semplicemente il figlio di Claudio. Il 15 settembre 2010, a seguito di un incidente stradale, mio padre ha riportato gravissime lesioni cerebrali. È questo il momento in cui inizia il nostro calvario. Ricoveri all'estero, interruzione dei pagamenti da parte dell'azienda per cui lavorava, scontri con i condomini per l'abbattimento delle barriere architettoniche, truffa da parte del nostro avvocato. Mio padre è deceduto nel marzo 2014. Ma questi problemi si trascinano ancora oggi. Da questa esperienza terribile, ma fortificante, ho deciso di costituire la Fondazione Claudio Sciai Hollus con lo scopo di sostenere le vittime di incidenti stradali o sul lavoro. Questo percorso mi ha fatto incontrare delle persone davvero speciali, che forse, se tutto questo non fosse accaduto, non avrei mai incontrato. La Fondazione si è aperta al mondo con il movimento social C'hai Coraggio e da quel momento l'allegria di Claudio si riflette nei volti delle persone che sono aiutate in nome suo.